I nonni non sono solo parte della nostra famiglia, sono i custodi di un tempo passato, di una saggezza che non si legge nei libri, ma si vive nei cuori. I miei nonni sono stati per me una fonte inesauribile di saggezza. Ogni proverbio, ogni frase, ogni insegnamento era intriso di esperienza e amore. Non erano solo parole, erano lezioni di vita, trasmesse con semplicità e profondità. Oggi voglio condividere con voi alcune delle perle di saggezza che mi hanno lasciato, attraverso proverbi e storie che ancora oggi mi guidano. Quante volte abbiamo sentito i nostri nonni dire «Chi va piano, va sano e va lontano». Una frase semplice, eppure così potente. Ci insegna la pazienza, l'importanza di non avere fretta, di costruire con calma, ma con costanza. Oppure, mi ricordo mia nonna, seduta sulla sua poltrona preferita, che mi diceva sempre «Non si fa il passo più lungo della gamba». All'epoca non capivo, ma crescendo ho capito che stava parlando dell'importanza di conoscere i propri limiti, di vivere con saggezza e senza fretta. Mio nonno diceva sempre «Chi ha tempo non aspetti tempo». Mi raccontava di come, durante la sua gioventù, iniziava ogni lavoro con largo anticipo, perché sapeva che le cose fatte bene richiedono tempo. «Se ti prepari oggi», mi diceva, «domani sarà tutto più facile». Grazie a lui ho imparato a non rimandare mai ciò che conta davvero. Quando ero scoraggiato, nonna mi ricordava «l'acqua scava la pietra, non con la forza, ma con la costanza». Mi raccontava di come aveva imparato a cucire con precisione dopo mesi di pratica. Il suo messaggio era chiaro: con impegno e pazienza, anche gli ostacoli più grandi possono essere superati. «Chi si loda, si imbroda», mi ripeteva nonno. «Non vantarti mai, lascia che siano gli altri a parlare di te». Mi raccontò di un vecchio amico che esagerava sempre le sue imprese, finché la realtà non lo smentì. Da allora ho imparato che l'umiltà e l'onestà è una virtù che apre più porte di qualsiasi vanto. Nonna mi diceva sempre «meglio poco che niente». Ricordo un giorno in cui mi lamentavo per un regalo che non mi piaceva. Lei mi fermò e disse «impara a dire grazie, perché ogni dono, anche il più piccolo, ha un valore». Da allora ho imparato ad apprezzare ogni gesto, ogni momento. Non dire gatto se non l'hai nel sacco. Nonno aveva una risata contagiosa e usava questo proverbio ogni volta che facevo progetti troppo in anticipo. «Aspetta di essere sicuro prima di festeggiare», mi diceva, «altrimenti rischi di rimanere deluso». Questa frase mi ha insegnato l'importanza di essere realista e prudente nei miei piani. In un'estate calda, i miei cugini ed io dovevamo spostare un vecchio tronco dal giardino di mia nonna. Ci provammo uno alla volta, ma era troppo pesante. Poi mia nonna ci osservò e disse «l'unione fa la forza». «Forza! Insieme, ragazzi!» Seguendo il suo consiglio, lo spostammo facilmente. Quella giornata non solo ci insegnò il significato di lavorare in squadra, ma ci unì come famiglia. Chi dà senza aspettare, riceve senza chiedere. Nonno era molto generoso con gli altri. «Dona senza aspettarti nulla in cambio», mi diceva, «e il mondo ti restituirà il doppio». Una volta regalò il suo ombrello a un passante sotto la pioggia. Quel gesto rimane uno dei più grandi insegnamenti che mi abbia mai dato. Non tutti i mali vengono per nuocere. Ogni difficoltà può portarti qualcosa di buono, mi diceva nonna. Mi raccontava di come aveva perso un lavoro, solo per scoprire che la nuova opportunità era ancora migliore. Ogni volta che le cose vanno storte, penso a queste parole e cerco di trovare il lato positivo. Chi trova un amico, trova un tesoro. Nonno mi ricordava sempre che le vere amicizie sono rare. «Non accumulare oggetti», diceva, «accumula amici». Mi raccontava di Luigi, un compagno di vita che non l'aveva mai abbandonato nei momenti difficili. Questo proverbio mi ha insegnato il valore delle relazioni sincere. Quel che sarà, sarà. Nonna aveva un modo speciale di farmi accettare l'incertezza. «Non preoccuparti troppo del domani», mi diceva. «Fa del tuo meglio oggi e il futuro si sistemerà». Questo mi ha insegnato a vivere nel presente, senza farmi sopraffare dalle ansie per ciò che non posso controllare. Frasi come «meglio un uovo oggi che una gallina domani» ci insegnano la gratitudine per ciò che abbiamo nel presente, oppure «aiutati che Dio t'aiuta,
ci ricordano che la forza sta nel nostro impegno. Ciò che rende i proverbi dei nonni così speciali è che non sono solo parole. Sono radici che ci tengono saldi quando il vento della vita soffia forte. Ogni proverbio, ogni insegnamento dei miei nonni è una bussola che mi guida ancora oggi. Loro non erano solo i custodi della mia infanzia, ma i pilastri della mia saggezza. Spero che queste lezioni possano ispirarvi a riflettere sui tesori che i vostri nonni vi hanno lasciato. Condividete nei commenti i loro proverbi, perché la loro saggezza merita di essere tramandata.